45esima edizione infiorata di noto, ma qui c'è anche presente il presidente della Proloco Taurianove nel cuore e nello strange, che tra poco ci sarà la sesta edizione infiorata di Taurianova. Sì, siamo qui a noto ormai come consuetudine da 2016, non manchiamo mai a nessun appuntamento, anche perché ormai il gemellaggio ci porta a venire qui a noto ad assistere a questa straordinaria infiorata. E poi ci prepariamo, diciamo, dal punto di vista anche psicologico, ad affrontare la nostra infiorata che sarà il 21, 22 e 23 giugno, che quest'anno avrà come tema la magia del fumetto incontro all'arte effimera. Quindi sarà una manifestazione molto bella, molto curata soprattutto dal punto di vista artistico, perché avremo il piacere a Taurianova di avere lo stesso direttore artistico dell'infiorata di noto, che è Valentina Mammana, un nome e una garanzia per la grande riuscita delle infiorate non solo a Taurianova o a noto, ma un po' in tutto il mondo. Quindi quest'anno ho investito da Valentina, che speriamo rimanga il più a lungo possibile a Taurianova per l'infiorata, ma soprattutto cercheremo di far sì che quest'anno l'infiorata abbia un valore ancora più forte, perché siamo stati investiti da una grande responsabilità, quella di essere stati candidati ufficialmente al patrimonio dell'UNESCO e quello di essere stati riconosciuti come eccellenza italiana dal Ministero della Cultura. Quindi quest'anno abbiamo una grande responsabilità nel rendere l'infiorata di Taurianova ancora più bella, ancora più attrattiva. Quindi grande soddisfazione, grande responsabilità, tanti ospiti, tanti eventi collaterali. Sì, tanti ospiti, avremo Noemi Spinetti, avremo Gabriel Garco, avremo Giuseppe Garibaldi, avremo tanti, tanti fumettisti che verranno anche da Lucca Comics direttamente a Taurianova, tanti convegni, spettacoli di fontane danzanti, fuochi piromusicali, diciamo che non ci facciamo mancare nulla per rendere la nostra infiorata sempre più bella, ma soprattutto sempre più attraente e attrattiva per un turismo che a Taurianova deve ritornare a grandi numeri. Insieme al direttore artistico della 45esima edizione dell'infiorata di noto, quest'anno dedicato al grande maestro Giacomo Puccini, la signora Valentina Mammana. Buonasera a tutti, sì, adesso siamo proprio davanti all'infiorata, che ieri era aperta, ma oggi, essendo un evento a pagamento, è stata schermata. Questo vedo e non vedo, che invoglia le persone ad entrare. Una giornata intensa, dalle 9:30 la gente riempiva la città, forse il sabato mattina questo non si era mai visto, e quindi siamo felicissimi del successo. Come vedete è un continuo via vai di gente. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, speriamo che tutto va bene fino alla fine.